Buonasera, buonasera a tutti, bentrovati ad un nuovo appuntamento con il nostro Politicamente Scorretto. Si avvicina sempre di più la data dell'8-9 giugno, quando saremo chiamati. E... I Civili Chiesi saranno chiamati a scegliere il nuovo Sindaco. E quindi continua anche questa nostra carrellata per andare a conoscere chi sono i sette candidati a Sindaco. Vado subito a presentarli e a salutarli. Buonasera a Marco Pian candidato del centro-sinistra. Buonasera Cristina. E buonasera a Vittorio Petrelli, candidato. De, capo di una lista civica, dico sì, bene? Il buon governo. Il buon mm. governo. Noi ci diamo del tu se non avete problemi, perché almeno è pure un clima un po' più, un po più disteso, insomma. Beh, poi ci conosciamo da poco. Ci quindi conosciamo quindi... infatti tutti da tantissimo tempo, quindi sembra un po' anche una presa in giro nei confronti di chi ci guarda. Ma vado rapidamente a dare la parola a voi. Comincio da Marco, che è uguale, poi tanto facciamo il giro. Marco, piandi bene. Ti sto per chiedere perché hai deciso di candidarti a sindaco però secondo me era il momento insomma beh sì diciamo che mh, dopo tanti anni in cui eh, ho svolto un po tanti ruoli all'interno del, del consiglio comunale quando abbiamo governato tanto tempo fa ho fatto l'assessore dei lavori pubblici poi molto tempo all'opposizione per un breve periodo il presidente del consiglio comunale io credo che questo sia anche mh, il momento nel quale mettere a frutto questa esperienza e il centrosinistra ha scelto di candidarmi anche perché eh, credo che mh, questa possa essere la volta in cui in un andamento sinusoidale, no? dopo il Movimento 5 Stelle, il centrodestra, questa dovrebbe essere l'occasione per il centrosinistra di dare alla città un governo che sia veramente in grado di dare una svolta e questo è un onore che è capitato a me, lo faccio con determinazione e con convinzione. Vittorio, tu non è la prima volta che, che, che tenti la scalata al pincio, come si dice, però ci riprovi. Ma ci riprovo perché non perché ho desiderio di arrivare a fare il primo cittadino, ho invece un desiderio forte da anni, da nove anni, diciamo, diceva Marco, eh, un'esperienza. Io ormai ho veramente come lui, siamo entrati in Consiglio Comunale nel 1994, diciamo che dopo... Mh, Alcuni anni ti fai anche una, una conoscenza della, della problematica generale della, della vita amministrativa e ti chiedi perché Civita Vecchia non possa sviluppare le potenziali che ha. Allora, io sono arrivato a una conclusione da nove anni, che se non portiamo assessori competenti, difficilmente riusciamo a dare una svolta. In fondo, per dire, molti civitecchiesi si aspettavano che ne so, la svolta con il 5 Stelle. Non c'è stata. Si aspettavano la svolta con desio, sì, c'è stato qualche cosa, ma non c'è stata. Cioè, chi ha governato poi di fatto non ha imboccato una strada di sviluppo, di sicurezza, tant'è vero che siamo tra l'altro sul baratro di una situazione molto difficile. Io conv sono convinto che se non portiamo assessori competenti, e tra l'altro gli assessori competenti non è qualcosa che escono fuori dalle elezioni sono qualcosa che invece dobbiamo indicarli prima. Ecco, questo è il motivo. Io ti dico, chiudo poi subito, solo per dire che a ottobre il mio gruppo ha invitato, politico ha invitato tutte le forze politiche a vedere se, se potevamo fare un, un governo dei migliori, non perché volessi stare dentro, ma perché potessimo trovare, poi se me ne dà l'opportunità le indicherò qualche soggetto. Ecco, questa è la motivazione per cui Vittorio Petrelli riprova questa strada e secondo me ci sono qualche chance in più rispetto al passato, non tanto per Vittorio Petrelli, per far passare questo concetto che credo che sia veramente L'ultima strada opportunità per vecchi. Io su questo volevo eh, riprendere perché, eh, facendo anche altri confronti con, per esempio, con Roberta Galletta e Enzo Dantò del Movimento 5 Stelle, è venuto fuori questo discorso della giunta. Non l'hanno volute svelare, ma sembra che queste giunte siano già pronte, siano giunte non fatte in base al manu, famoso manuale Cencelli, insomma, ma in base a una serie di, di, di competenze. Marco. Come stai messo con l'esecutivo? Ma io credo che l'esecutivo eh, non possa essere eh, definito prima perché le elezioni molto difficilmente finiranno al primo turno no? e quindi inevitabilmente dovremo avere la possibilità di ragionare insieme ad eventuali alleati per un ballottaggio che secondo me è inevitabile, insomma, è una partita dove ci sono sei candidati a sindaco, se qualcuno dice io ho già la giunta pronta... Cioè vuol dire che insomma non è realistico certo. quantomeno prefigurare che qualcuno sia lei con te senza condividere la tua esperienza di governo mi sembra abbastanza, abbastanza difficile per questo motivo che a nostro giudizio queste cose si possono definire dopo il primo turno e questo è un ragionamento serio di chi poi vuole lasciare le porte aperte eventuali alleate. Ecco però eh, ritornando a quello che diceva Vittorio Petrelli. Spesso si danno gli assessorati in base al famoso Manuale Cencelli insomma, che non... è, è il consenso, insomma, i voti che sono stati presi non deve essere necessariamente così. No, non deve essere così. Tra l'altro, noi eh, abbiamo a sostegno sia persone che hanno molta esperienza e che vengono dal consiglio comunale: eh, Patrizio Sciripoti, Marco Di Gennaro, Marina De Angelis. Ma poi, per la larga parte delle nostre liste, sono persone che hanno esperienze, diciamo, in campi specifici e potrebbero avere chiaramente delle connotazioni in giunta che gli si addicono, ma poi potrebbero esserci anche, diciamo, delle professionalità esterne che riteniamo essere necessarie a complementare la giunta. Quindi mi sembra molto prematuro. I problemi della città sono altri, sono altri. e arriviamo ai problemi della città. Però, no, se mi fai dire ho. Oh. Io non la penso così, se no non avrei certo. Non, 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 non perché non la penso così. Tra l'altro, tu dicevi: Io non ho avuto ancora l'opportunità di, di, di confrontarmi con eh, sia La Galletta che con Dantò. Se avessero una squadra o una parte della squadra, perché non indicarla? Ora, tra l'altro, dicevo proprio appunto prima: no, io a, a, ai cittadini stamattina tu mi hai trovato al, al mercatino. Mercato. Ecco, io sto indicando dei soggetti che tra l'altro sono veramente figure di non, di, non so, diceva Marco, ma sai, si, sicuramente si apre la partita del ballottaggio, è possibile. Però fermare due o tre soggetti di, uno spessore, di alto spessore, secondo me, è qualificante per la città. Io vorrei, come ci, ci avete chiesto, vedere una squadra che finora non ho mai visto. Per esempio, faccio un esempio, io ho indicato un, una, una donna che ha un'esperienza molto forte sui fondi europei. Tra l'altro, siccome il comune di Civitecchia, sappiamo, non ha figure adeguate, cioè se io portassi un assessore che dico, ha una competenza, ma Civitecchia nel nostro comune non c'è qualcuno che potrebbe fare l'ufficio, questo soggetto diciamo, compenserà anche questo gap che abbiamo. Come... Oppure la dottoressa Rossana Corrado, che è un architetto, un urbanista, eh, che può aiutarci principalmente per due motivazioni principali. Tra l'altro è stata ultimamente eh, un soggetto del PNRR per l'Emilia Romagna, è romana, ma indipendentemente da dove venga, non mi, interessa, mi interessano le, le loro capacità, eh, ci può aiutare per le zone logistiche semplificate, che sono quelle aree retroportuali che potrebbero essere delle attività produttive, e ci può aiutare anche ad utilizzare il sito archeologico termitariano come attività di recezione. Ecco, se queste o altri soggetti che hanno queste capacità eh, venissero alla luce di un governo cittadino, io sarei il primo a essere potrebbe contento, essere. anche perché è un, è un fatto positivo. Sono convinto che, tra l'altro, tra tutti quelli che siamo candidati, una competenza sui fondi europei non ce l'ha nessuno. Uno potrebbe obiettare, ma allora qual è il problema? Io scelgo, faccio una gara, ma come dice siamo sul baretro di una... Di e crisi. come diceva Marco, è proprio, è Vabbè, proprio Marco entriamo. diceva sì, poi tanto... Avremo modo, sì. insomma, cioè, i problemi sono ben altri. E come dicevo io l'altro giorno, proprio in un altro confronto, chi si insedia come sindaco a giugno, e da giugno, insomma, quando sarà ballottaggio o meno, uno dei primi problemi più grossi è la chiusura di Torre Nord, è la chiusura del carbone, e quindi tanta gente a spasso. Marco. Sì, allora una premessa, Vittorio. Se dobbiamo parlare parliamo un minuto per uno, sì, non sì, è che... Sì, io no, ma un tanto poi lo recuperate comunque. Tu ce l'hai nel consiglio, io no. te conosco, però i tempi devono essere simili. Sì, vabbè. Poi fammi dire una sì, cosa, bello. Vittorio. Eh, cioè, quello che ho detto prima ha delle eh, diciamo una base di ragionamento con i piedi per terra. Tu ti candidi a fare il, il sindaco da tante volte, entri in, in consiglio comunale da consigliere, quindi è chiaro che tu fai questo ragionamento perché per te no. è più semplice e dici se io dovessi diventare sindaco ma non, non arrivi a ballottaggio io te lo dico questo... in maniera con tutto l'affetto questo... quindi ogni volta questo dici questa cosa qui, ma è... volta dici cosa qui ogni volta dici questa cosa qui dici io porto la professoressa eccetera eccetera ma, arrivi ma al potresti, potresti a... nominarli anche tu ma, se ma questo non c'è dubbio il problema è che noi dobbiamo arrivare al ballottaggio e ragionare coi piedi per terra non è che tu dici io divento sindaco non faccio accordi con nessuno e questa è la mia giunta chiusa no, parentesi no, poi no, risponderai sì. okay. eh, Torre Valdalica Nord Tanto poi sento anche Vittoria sì, e questi sì, sono no. i problemi su cui. Sì, perché poi se noi ragioniamo, certo. ognuno dice quello che crede, in, magari. Ci in teniamo crede... più su quelli che sono le priorità del programma. La sì. priorità del programma è ovviamente quello di eh, non far pesare sulla città una crisi che inevitabilmente arriverà con la chiusura di Torre Nord. Noi abbiamo sposato mh, veramente eh, con convinzione la proposta fatta dai sindacati la centrale di Torre Nord chiuderà. Non soltanto perché il carbone, come è stato detto nella conferenza di Parigi, è fuori eh, legge in tutta Europa dal, da quando eh, prossimamente sarà eh, messo fuori legge. Il problema è che non ha nemmeno più la competitività dal punto di vista economico. Quindi quella centrale ha un'obsolescenza determinata dal mercato. Per recuperare tre anni di tempo, va fatto in modo che la centrale venga smantellata un gruppo per volta, facendo in modo che questi tre anni siano tre anni di lavoro per quel settore, il settore metalmeccanico, tutti quelli che hanno competenze specifiche in quel campo. Questi tre anni a che cosa servono? Servono comunque a fare in modo che il progetto di eolico offshore possa partire. La costruzione delle pale eoliche a 30 km da Civitavecchia è già stata eh, diciamo è un fatto oggettivo si farà, quindi comunque quello ci sarà come intervento di assemblaggio tutti quelli che hanno competenze specifiche in questo settore possono essere ricollocati. La Darsena, intanto Mare Nostrum, dovrà avere anche una parte per la cantieristica, che sono lavori abbastanza simili a quelli della centrale e quindi quel, quei tre anni di tempo di cui ti parlavo prima, cioè quelli che serviranno a smantellare la centrale, devono servire a preparare questo atterraggio morbido. Perfetto, Vittorio. Poi, poi, poi torniamo sul rapporto del porto. Perché visto sì, perché che poi me le olio proprio... chiaramente esatto. non è, ovviamente, per noi la soluzione semplice, soltanto la costruzione di quello, ma tu sai benissimo che noi puntiamo a fare un hub che possa costituire nel porto una continuità di lavoro per questo certo. assemblaggio. Vittorio, allora, come vedi il post carbone? No, io, eh, appunto, io non, non, tra l'altro se sennò... no mi sarei sicuramente potuto anche candidare con loro o trovare un consul... io penso che proprio la differenza sostanziale tra noi e loro e tra me e loro sia proprio questa eh, cosa io non, non trovo d'accordo cioè, è chiaro che, che la, la, la centrale di torre valdelica nord è morta e tra l'altro c'è un aspetto anche non solo sociale economico ma c'è un aspetto anche economico nel comune di Cilecchia non entrano più 6 milioni dal 1 gennaio 2026 quindi a, a un motivo in più Ancora per poter per fare una giunta fatta di persone competenti, che non è generalmente. Se noi andiamo a guardare i candidati della stragrande di maggioranza, oggi abbiamo sempre meno professionisti che si candidano. Ok, e quindi voglio dire, ecco perché io contesto eh, questo fatto. cioè Se noi andiamo, e tra l'altro, troviamo anche dei dirigenti che a volte non sono all'altezza. Quindi sarebbe il caso, per esempio, di trovare invece degli assessori che sono più competenti dei dirigenti. Ma non è un caso, tra l'altro, questo ne è testimone anche lui: la stessa amministrazione tedesca che, se ne è, che sta andando via hanno dovuto, diciamoci, cioè, i consiglieri comunali sono poi fondamentali perché hanno fatto delle 7, 8 crisi di governo proprio perché praticamente non gli aggredivano non gli assessori o spazi di potere, ma non perché veniva messa. Ci può stare no? una crisi perché non siamo d'accordo sull'assessore, perché non ha svolto il suo ruolo, perché non ha sviluppato le potenzialità. Erano solo per spazi di potere. Ecco perché dico invece che una coalizione o una compagine come la nostra, se, se noi vinciamo, io mh, dico, torno a, 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 a Piendibene, a Marco, non è vero che io sto candidando per entrare in consiglio comunale. Perché? Al è, quello di là del... è, accaduto, sì, è quello che è, quello accaduto. Che è sempre sì, accaduto. È ah. quello che è accaduto, però c'è una, una svolta in più rispetto al passato. C'è un problema. Beh, se mi dai più l'opportunità, risol allora, te, lo te, lo sì. te lo dico dopo. Te lo dico dopo, però, dammi da, l'opportunità. Sì, no, se sennò poi vi Non voglio prendere più tempo, a però, domanda, dammi l'opportunità dopo per, per dire domanda... perché. Magari sei un po' più sintetico su questa sì, allora, sì. Di domanda. Però ti dico, sul dopocarbone che succede? Cioè nel programma elettorale di Vittorio Petrelli come si pensa chiaro, di arginare... Ma è, è chiaro che que quello che, che lui ha indicato è, è, la, è la strada, cioè l'eolico e il modo per poter tamponare. È chiaro che il, il carbone è finito, dobbiamo trovare... Io penso che dobbiamo anche sviluppare quel discorso di questa città sul croceristico che diciamo sempre, ma abbiamo i croceristi e non li sviluppiamo mai. Eh, dobbiamo trovare la strada per poter fermare una parte di questi croceristi. L'offshore off, può aiutarci a tamponare eh, eh, una parte, perché non, non sicuramente, sicuramente andiamo verso uno, uno sviluppo diverso della città. Il rapporto con il porto questo amore-odio, sì. che invece ultimamente mi sembra insomma, che la città si stia abbastanza connettendo con il porto, che succede? Allora, intanto eh, mi aggancio anche a quello che diceva Vittorio. Vittorio, il, il, il crocerismo è uno dei, io ne dico tre, diciamo, di elementi di sviluppo del porto, uno dei tre importanti, ma non è che lì ci puoi mandare quelli che no, hanno no. specializzazione metalmeccanica. La domanda di Cristina era, dice, terminando la centrale, queste persone che sono ottimi saldatori, ottimi carpentieri, non sì, ottimi... è che poi... li puoi portare a fare guide turistiche. Insomma, no, no? gli devi dare chiaramente una possibilità. I tre anni di smantellamento lo fanno, l'assemblaggio delle pale non solo quello. All'interno del porto. Poi vediamo. Questo lo spiegherò in... rapidissimamente. È l'occasione per fare in modo che quelle maestranze che sono preziose e che anzi vanno implementate perché con l'assemblaggio delle pale ci sarà molta richiesta invece, debbano lavorare nel loro campo. Allora. Crocerismo, grandissima occasione: 3 milioni e mezzo di persone che arrivano, quasi. 3 milioni e 300 .000. Il giubileo, il prossimo anno, quindi grandissimo incremento. Dobbiamo fare in modo che ci sia nella nostra città un turismo di prossimità. Che significa? Significa che le persone debbono essere invogliate non soltanto ad andare a Roma, ma a spendere parte del loro tempo anche nel nostro comprensorio. Come si fa? Con un'amministrazione capace, che è in grado di dialogare con gli armatori, fare in modo che a bordo si sappia che qui c'erano gli etruschi. Perché c'erano prima dei Romani e che questa gente, oltre a vedere dal punto di vista culturale e monumentale la storia degli etruschi nel nostro comprensorio, apprezzino le nostre colline, il nostro comprensorio. Turismo enogastronomico: abbiamo una città meravigliosa, la recuperiamo anche proprio abbattendo l'inquinamento che per troppi anni c'è stato, rinunciando a quell'inquinamento che derivava proprio dal lavoro dato da, da quelle centrali che per troppo tempo ci hanno alienato il turismo. Seconda. Eh, Connotazione del porto, la parte che è molto in deficit, quella dei traffici, la vera ricchezza del porto, le merci, i container. Quindi, al più presto, completare la Civitavecchia Orte, l'ultimo miglio ferroviario. Fare in modo che si recuperi la ferrovia eh, Civitavecchia Capranica Orte, perché anche quella può essere un elemento sia turistico ma anche commerciale. E fare in modo che la ZLS venga resa operativa il più presto possibile, facendo in modo che i dazi non incidano sui tempi di sdoganamento del, dei container perché oggi con la velocità di internet con la velocità di tutto quello che arriva in tempo reale la gente vuole la velocità anche nelle merci quindi le merci non debbono stare ferme nel porto perché ci sono sistemi e qui la ZLS può essere può molto essere importante certo. rapidissimamente il terzo aspetto quello che prima ho solo accennato noi non dobbiamo essere soltanto il porto nel quale viene messa a mare le pale galleggianti per l'eolico offshore dobbiamo essere il porto hub dove tante altre eh, pale galleggianti per il Mediterraneo prendono da vecchia il varo e partono. E tutto l'assemblaggio di queste pale deve essere fatto a Civita Vecchia e chi ha ascoltato il Consiglio Comunale Aperto sa che c'è una progettualità che darà, darà lavoro a Civita Vecchia in questo campo per vent'anni per circa mille persone. Quindi ma voglio ricollocare ovviamente, ovviamente quella certo. parte che dicevo prima. Mi fermo qua. Vittorio, sei d'accordo su questa. Visione, insomma, cioè, tu hai prima parlato di eh, intercettare i, i croceristi, il turismo, sì. come? Io, io, appunto, quello che, che va sviluppato sul crocerismo, e qui ritorniamo, ce lo siamo sempre detti, non siamo mai riusciti a realizzarlo. Allora poniamoci una domanda, perché questa cosa non è mai successa? Allora, oggi c'è sicuramente da, da ormai, con questa amministrazione, ma anche diciamo con l'amministrazione precedente, diciamo Cozzolino, c'è un dialogo con il porto. Certo, sicuramente sarà difficile che possiamo andare a fare le politiche all'interno del porto. questo credo che fino a un certo punto si può stimolare e poi credo che il discorso delle tariffe molto alte eh, è, una, è una cosa che si può discutere, ma è una strategia che io lascerei all'autorità portuale. Il discorso del, 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 del crocierismo può essere favorito con un dialogo con l'autorità portuale sincero, trasparente, ma anche da parte nostra di qualcosa che, che realizziamo, perché in realtà noi non abbiamo mai prodotto un, una proposta che possa essere allettante per questo turismo di prossimità. Eh, se non facciamo questo, ecco perché torno a ripetere, in fondo ce lo siamo sempre detti, ma cosa è che non ha funzionato? Io credo che ci vogliono delle, delle persone, dei soggetti particolari che abbiano una grossa capacità in questo settore. Indicavo prima una, quella urbanista che ha proprio una specifica competenza proprio per aiutarci a... A, a realizzare il sito archeologico a poter, poter sfruttare il sito archeologico termitraiano come una ricezione turistica se no rimane sempre qualcosa lì che ogni tanto apriamo per qualche evento culturale e poi fermo lì mentre invece dovrebbe diventare un, un, un punto di, di diamante della nostra proposta perché il termitraiano è veramente allettante se combinato se riusciamo a fare una sinergia con il porto possiamo realizzare qualcosa in, in tal senso io vorrei parlare anche di sviluppo, però mi ha dato il la Vittorio. Ha parlato di, di, di Terme di Traiano, io ti rilancio con Acquetauri. ecco. Avete nel programma del candidato Marco Viandi insomma qualcosa di mirato proprio sulla cultura, sulla cultura e sulla valorizzazione di questi siti, insomma, che vanno dalla Figoncella ad Acquetauri. Dice il termalismo, il termalismo il, sì. sicuramente Il termalismo è una ricchezza di civiltà vecchia che è rimasta sempre come una pepita d'oro per terra che nessuno sì. ha mai raccolto, perché noi abbiamo la fortuna un po' come Viterbo in misura minore e, e Viterbo, la, diciamo le terme dei papi, comunque sono diventate, avendo anche delle acque meno pregiate delle nostre, sono diventate comunque un motore di, di attrazione di, di un turismo specifico, che noi potremmo valorizzare molto meglio, non, non è stato fatto perché ci sono situazioni che sono incancrenite da anni, terreni che non, non sono mai stati eh, a disposizione dell'amministrazione, eh, contenziosi in atto. Ecco, una delle prime cose è risolvere queste tematiche perché altrimenti noi abbiamo, come ho detto prima, un'opportunità che finalmente può essere colta al 100%. Perché dico prima non era proprio così? Perché se noi ci liberiamo, torno al discorso dello skyline delle, delle centrali che in qualche modo impedivano di dare una connotazione turistica alla nostra città. Ci liberiamo di quello skyline e diventa più facile, con un'area salubre, con un posto che si qualifica in maniera diversa, attirare anche quella parte di turismo. Chiaro che poi noi abbiamo un comprensorio anche più qualificato di noi da un punto di vista dell'archeologia parlo ovviamente degli etruschi, C abbiamo Tarquinia e Cervetri. Cioè, siamo che sono, in mezzo, siamo, siamo in esattamente mezzo, sono, in mezzo. Sono, cioè, in mezzo. Cioè, il mondo, basta che tu cerchi etruschi e va a finire sulla nostra zona, che non deve essere più un ragionamento di Civitavecchia e basta. Il turismo comprensoriale in una situazione venduta ai croceristi deve essere un turismo che con 10, 15, 20 chilometri vai a Tarquinia, vai a Cerveteri, vai a Tolfa all'Umiere, a Civitavecchia, le Terme e diventa un qualcosa che esporti come la eh, Maremma, la Bassa Maremma che è complementare a Roma chi è stato a Roma va a visitare la Bassa Maremma, chi sta più giorni va a visitare la Bassa Maremma e quindi se di quei 3 milioni e 300 persone che arriveranno si fermano il 20% in queste zone Sì, quella è la so, percentuale so, che sono so 600 mila persone insomma, è e tanta quindi, roba tanta come roba. si dice Vittorio sei d'accordo sì, anche sì. sul rilancio del termalismo? Sì, io penso anche un'altra cosa, in realtà il termalismo forse non si è mai realizzato, non sono mai stato al governo della città, però non si è mai realizzato perché ci sono sempre state delle, delle difficoltà che poi, cioè non si è mai dato forza alla proposta, c'erano sempre sotto anche delle, delle cose residenziali e quindi voglio dire, non è stata mai una cosa spuria, c'era sempre qualcosa di sporco, per cui, o comunque di non nitido sul termalismo. Ecco, io credo che anche su questo ne do atto a Marco. Noi dobbiamo puntare su il termalismo, cioè dobbiamo favorire la realtà del termalismo, non altre cose che possono. Allora, se io e Marco, e questo glielo riconosco, siamo gente che andiamo su questo obiettivo. Nel passato, secondo me, c'è stato qualcuno che voleva diciamo cogliere l'occasione di fare il terremoto per fare qualche altra cosa. Sono convinto che se ci starà un sindaco che ha questo obiettivo, ci può essere la, 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 lo scatto per realizzare perché la qualità delle acque sicuramente è superiore a quella di Viterbo e quindi anche se ormai è un mondo un po' superato però la qualità delle acque e potrebbe anche essere nell'offerta dei croceristi perché ricordatevi che una volta quando c'era l'imprenditore Farina all'Acqua Felix aveva fatto una proposta che voleva fare un termalismo di qualche ora e voglio dire, quindi non sarebbe mh, peregrina riprendere quel, quella possibilità e quella potenzialità un terbalismo anche di qualche ora eh, sicuramente può essere un'offerta un, un così una platea così interessante eh, potremmo veramente eh, fare diciamo eh, arrivare a bingo allora, no, cioè, concordo con, cioè, con questa cosa speculativa, ha ragione Vittorio, insomma, in qualche modo ha frenato quello che potrebbe essere uno sviluppo diverso Budapest, eh, cioè vive chi va su quella, è su, su quella, una città che ha delle terme stupende, chiaramente non siamo Budapest, però quando vai a Budapest spendi in una settimana tre giorni nei tre posti più belli delle terme, detto, certo. tanto per Dunque. dire, insomma. E invece, ci ah, okay. siamo sempre fatta sfuggire questa occasione. Allora, <coughs> mancano poco più di cinque minuti al oh, termine. Adesso io vi faccio la domanda che è uguale per entrambi, quindi le risposte... Dammi la possibilità abbastanza... poi di dire una cosa. Per... Sì, sì, non voglio, voglio prendere qualche il più secondo minuti. di quello, sì, okay. allora Marco pianti bene si insedia al comune. La prima cosa, l'urgenza, la priorità che c'è da sistemare o da fare a Civitavecchia. Ma, intanto, Marco. proprio un flash vi faccio i complimenti per queste trasmissioni. Perché. Avete passa avuto... il tempo, non sì, avete avuto un'idea bella, diciamo, un girone all'italiana di tutti sì. i sindaci, uno contro uno, bella e poi farete, mi pare alla fine, poi alla fine ci sarà un po' per tutti anche perché siamo in par condicio poi 30 secondi sì, più sì, o in sì, meno sì. insomma poi questa anche perché voi vi conoscete tutti quindi sì, voglio sì, dire sì. avete una no, no dia però i complimenti sono dovuti perché non era scontato che una emittente yeah. facesse questa cosa allora eh, noi abbiamo ovviamente il problema del lavoro in questa città però se tu mi dici i primi 100 giorni non è che tu puoi cambiare radicalmente certo. l'impostazione io credo invece che si possa agire sulla macchina amministrativa noi dobbiamo fare in modo che il fare in modo che il comune non, deve, non diventi, diciamo, quel muro di gomma dove i cittadini rimbalzano quando hanno delle esigenze e delle difficoltà. Una delle cose che io ho detto quando ho fatto l'altro giorno l'apertura, no? Il miglioramento della qualità della vita, a parte l'ambiente ovviamente che fa parte di questo, ma passa anche attraverso il miglioramento dei servizi che tu puoi dare e questo è precipito del comune. Tu devi fare in modo che il comune si renda eh, amico del cittadino, aprendosi anche a coloro che non hanno questa alfabetizzazione digitale perché vedi si sta andando un po' troppo rapidamente è giusto per carità verso una semplificazione attraverso la digitalizzazione ma ci sono molte persone anziane che non, non, non hanno proprio l'alfabetizzazione quindi tu devi fare in modo che anche queste persone trovino le porte aperte che il comune sia amico per queste persone e soprattutto i servizi che tu eroghi debbono essere migliori per rendere la qualità della vita mi riferisco per esempio al trasporto pubblico fare in modo che la città diventi nuovamente vivibile, perché in questa città cristiana non si cammina più, non si cammina più, io Come giro con lo scooter, io giro con lo scooter e Vittorio gira con la bicicletta, ma che giri in macchina, mi fa una tenerezza, perché sta dentro queste macchine e bisogna fare in modo che i civili del chiesi cambino abitudini, in che modo? Potenziando i servizi pubblici, il trasporto pubblico locale, per tutti quanti deve essere economico, disponibile... E con le ZTL nei posti che vanno studiati ovviamente dagli ingegneri del traffico, perché tu sai che se monti sull'autobus, con cinque minuti passi Cidecchia da una parte all'altra, perché Civitecchia è piccola, non è che stiamo a Roma che devi fare 30 km, Non voglio rubare troppo tempo. Vai Vittorio. Allora, le se, priorità: la, priorità no, la prima cosa che farei, eh, che farò se dovessi diventare sindaco, è scrivere una lettera, una lettera subito al alla Regione Lazio e, al, e all'Agraria. Uh, se prendendo un verbale che fece un uh, giudice uh, il giudice catalani sulla questione degli usi civici, perché uh, si, si faccia un tavolo e si riconoscono gli atti di vendita del 1827, che dimostrano che gli usi civici quindi sono superati e che nella sentenza che fu fatta sugli usi civici uh, non furono presi in considerazione ignoranza, conoscenza, non lo so, comunque i cittadini non c'erano a difendersi. Questa è, è una mia strategia che ho indicato. Eh, sarà, è il primo passo di una strategia per portare la città in 15 mesi fuori da questa yattura eh, e da questa ingiustizia, anche perché tra l'altro c'è un grosso problema: non è solo delle 5.000 famiglie che sono coinvolte, ma oggi. Un imprenditore che sa che c'è questa questione mal gestita eh, a Ciocidecca degli Usi Civici si, difficilmente si avvicina, perché se non c'è la certezza della proprietà privata sicuramente non verrà a investire i, su, i suoi denari. E allora torno a ripetere e rispondo anche a Marco, però sarà, non lo so, io dico che siccome il problema degli Usi Civici è grosso, soprattutto per chi lo, lo ha subito, lo subisce e lo vede in prospettiva, ma se io dovessi morire, poi è vero, oggi si possono fare gli atti di vendita? Ok, però sono attiventi da spuri, nel senso che si dice sempre che c'è qualche cosa perché c'è questa famosa sentenza. Noi dobbiamo eliminare questa cosa. Io conosco bene la storia, e oggi diciamo che molte di queste famiglie sono con me. Allora, queste famiglie possono essere quello zoccolo duro importante per darmi un consenso tale che se. Altri cittadini capiranno che il buon governo non dovuto dal fatto di petrelli, ma dalle potenzialità che possiamo portare. E il fatto che noi indichiamo, abbiamo indicato due soggetti. Lascio, lascio spazio perché non, non penso che io conosco i migliori. Potrebbe darsi anche che al ballottaggio, sicuramente, con la compagine mi indicheranno o ci indicheranno soggetti altri, altrettanto competenti. Noi con queste. Con una squadra competente di governo, secondo me possiamo dare una svolta a questa città. Ecco, è una nostra 10 secondi, Marco, gliene do 20 perché hai parlato sì, di più. Scusa. Perché qualcuno, bisognerebbe votare per Vittorio Petrelli, sindaco? Perché garantiremo una giunta fatta di competenza tra l'altro non di gente molti non saranno non sono candidati che poi vengono anzi nessuno è candidato di, di, del nostro e hanno una specchiata professionalità che possono eh, sfruttare le potenzialità di questa giudecchia per la loro vita professionale perfetto marco 20 secondi che così recuperi. che votare per noi perché siamo la vera alternativa eh, siamo veramente Qualcosa di diverso rispetto a questi ultimi cinque anni? Perché mi pare di vedere invece che molte persone che hanno governato si, si sono diciamo, messe nuovamente in una condizione di rappresentare la stessa scelta, ma con una guida diversa. Quindi noi, invece, siamo veramente un'altra cosa. Poi, una battuta rapidissima, a Vittorio. Lei ti ha detto 100 giorni, ma 100 giorni per scrivere una lettera? No. Se vinciamo, Vittorio, scusa, eh, la, la battuta, la battuta tu la lettera, siccome al 90 per ridiventerai consigliere comunale, te lo auguro. Chiamerò, la scriveremo insieme col nuovo sindaco. Io metto e quindi, una cosa ve la chiedo io: ma perché questa lettera non è stata fatta fino adesso? Perché chi governa? Cioè se basterebbe essere, poco, cioè bastasse perché, poco, così no, parte, no, non è che quella lettera è esaustiva, è, è fa parte no, di una ma mi è venuta è la battuta. Perché hai detto i primi 100 giorni, no, vabbè, e il primo detto, giorno la lettera, questa cosa. fa una lettera 100 giorni. No, insomma, no, non la quindi, la faremo insieme. Nel in metto cui, a disposizione di nel momento in cui noi andremo presenza. a governare la città, li chiameremo asperemo praticamente scorretto è anche questo. Alla fine abbiamo sì, fatto sì, un sì. salone. No, no, ma è, è no, che hai detto io ho parlato delle cose dice io, un Te certo giorno, mi... è una lettera, è una lettera lunga. No. Insomma, <ride> comunque è un problema quello degli usicini. Sì, che assolutamente siamo stati anche fianco a fianco noi siamo veramente fuori tempo, timer che ha lampeggiato. Io ringrazio Marco Piandibene, candidato del centro sinistra, e Vittorio Petrelli, del candidato buon del buon governo. Adesso ve lo ricordo, per essere stati qui con noi, tanto li rivedrete incrociati con altri consiglieri eh, candidati a sindaco. Grazie. E come sempre ringrazio tutti voi che Grazie avete seguito Cristina. questo politicamente scorretto. A domani.